70 squadre di volley composte da ragazzi e ragazze under 16 dal 27 al 29 dicembre daranno vita al Fano International Volley Cup, secondo trofeo Ciao Benny. Gli atleti provenienti da 10 regioni italiane e dalla Serbia, principalmente dalla capitale Belgrado, saranno impegnati in ben 190 incontri in 16 impianti sportivi distribuiti non solo a Fano ma anche in altre località limitrofe, compresa Senigallia. Capofila di questa manifestazione è ovviamente la squadra di casa, la Virtus Volley Fano, che recentemente ha ricevuto dalla federazione il marchio oro, unica società marchigiana ad averlo sia nel maschile che nel femminile. La corazzata Lube, tanto per capirci, lo ha ricevuto solo nel maschile. La Virtus è tra le 10 società italiane ad averlo ricevuto in entrambi i settori. E questo riconoscimento va a fare il pari con un altro, ricevuto dal CONI, la stella di bronzo per meriti sportivi. Abbiamo molto lavorato in questi ultimi anni per migliorare la qualità dei nostri allenatori, che sono anche degli educatori. Abbiamo, grazie al gruppo di ragazzi del maschile particolarmente in gamba, siamo riusciti a creare una squadra di Serie B che poi l'anno scorso è stata promossa in A3. Questo anche fatto ha consentito di far crescere molto i numeri negli ultimi anni. Non abbiamo mai smesso di curare il settore femminile, che è ovviamente importantissimo nella pallavolo moderna. E grazie a Dio, la Federazione Italiana Pallavolo se n'è accorta e ci ha assegnato questo marchio. Le ricadute di questo torneo sulle strutture ricettive locali è notevole. Un migliaio di persone, tra atleti, accompagnatori e società, assicureranno nei 3 giorni oltre 1.400 presenze. Ma la mossa vincente, questa volta da parte dell'amministrazione comunale dell'assessore Lucarelli, che ha contribuito al sostegno dell'organizzazione, è stata quella di chiedere, come unica contropartita, di far soggiornare i partecipanti al torneo in strutture ricettive del territorio, creando così quello che l'associazione Albergatori chiede da tempo, ovvero il binomio sport e turismo per colmare i periodi di scarsa affluenza. Ed infatti in quei 3 giorni, tra turisti e sportivi, le strutture alberghiere fanesi registrano il tutto esaurito. Vedremo tantissimi ragazzi negli ultimi giorni dell'anno con la tuta, con le loro squadre, per combattere per questo torneo, ed è un'occasione per noi per riempire gli hotel. I numeri sono importantissimi, oltre ogni aspettativa, quindi è un messaggio anche come amministrazione che lanciamo, anche assieme all'assessore al turismo, di organizzare eventi. Il Comune aiuta, e nonostante gli impianti abbiamo avuto una buona collaborazione anche di tutta la provincia, perché è un torneo che coinvolge tutto questo territorio.